Sì, oggi 17 marzo 11 abbiamo voluto, in occasione appunto dei 150 anni dell'Unità d'Italia, far cominciare a vivere qui in Piazza dell'Unità d'Italia a San Francesco di Pelago questo monumento che ha ricordo, soprattutto per le nuove generazioni, di tutti coloro che hanno donato il proprio impegno, in tanti casi la loro vita, per arrivare prima all'Unità d'Italia e poi a mantenerla nel corso di tutti questi secoli, perché il tricolore, il primo simbolo dell'Unità d'Italia, è nato nel 1797, quindi molto prima del 17 marzo 1861. Buongiorno a tutti. Volevo dire che praticamente la necessità, dopo aver ricevuto un pezzo della bomba trovato alla rotonda, dopo averlo maneggiato e tenuto in mano, devo dire basta e dare un segno di pace, innanzitutto, perché senza pace non c'è democrazia, non c'è Italia, non c'è niente. Grazie. Utilizzavo i pezzi della bomba, l'abbiamo fatto. Trovata qui vicino? Sì, è stata trovata alla rotonda, infatti il culacciolo dietro è, diciamo, l'ogiva della bomba. Sì, l'ogiva. Non bisogna tirarle mai più, perché anche solo a maneggiarle ci siamo resi conto che erano veramente degli ordigni disastrosi che spero che nel futuro non vengano mai più utilizzati. Come spiegarla anche? Sì. Abbiamo rappresentato, stilizzando il paese, San Francesco con il campanile, il Ponte Medicio, la Sieve, quello che sta a significare una resistenza che ha fatto la cittadina e l'Italia ai bombardamenti. Ah, è questo. Hai fatto il calco proprio della mano tua. E ci ha aiutato nella collaborazione anche di fare... Lui la fusa. Io ho fatto la fusione in bronzo. Ho fatto la fusione in bronzo e praticamente la parte dietro, la pallottola d'alluminio. Calco della sua mano messa in una terra particolare che uso io per fare le fusioni. Nel negativo del calco c'è stato messo del gesso e abbiamo ricavato il calco della mano. E poi da lì... L'abbiamo rifinita tanto. L'abbiamo rifinita molto perché non è semplice fare solo il calco e via. Certo, c'è... La prende e la ricostruisce. E poi alla fine... Una volta appunto ritirato il modello meglio possibile, la fusione finale di bronzo. Ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla costruzione di questo monumento, che sono gli operai del comune che hanno fatto il basamento, Mauro Tanini che ha fatto le targhe, poi Bevilacqua Alessio ha fatto la fusione insieme a Salvatore Bevilacqua e Alberto Bevilacqua, e poi Camiciotto di Claudio e Rossi Edoardo. Grazie.